Ancora due appuntamenti per scoprire la magia di luci con le luminarie nel centro storico frentano. Domenica 30 dicembre e domenica 6 gennaio l'associazione Larino nel Cuore, guidata da Salvatore Faiella, è pronta a rinnovare l'impegno per accogliere i visitatori anche da fuori regione lungo un percorso suggestivo che ha già richiamato migliaia di presenze nelle prime tre giornate di apertura, con i numeri da record della giornata di Santo Stefano, una formula riuscita è dedicata in particolare alle famiglie per ammirare nell'area della storica cattedrale di San Pardo un percorso di luci artistiche in un'atmosfera di allegria e condivisione. È stato molto bello fare il giro per il paese e vedere gli occhi della gente illuminati, soprattutto i larinesi, per questa cosa che si vede molto sentita e una comunità unita proprio dallo spirito del Natale. Per una resa è una cosa bellissima, in quanto uno non immagina che un piccolo paese, un piccolo qualcosa possa dare una cosa talmente grande, però questo dimostra che con l'iniziativa, con il buon senso, con la buona volontà di qualcuno, di molti altri, si possono fare cose grandiose che possono competere con centri di alto livello. Fantastica, molto molto bella e molto curata. Anche per tanti bambini? Sì, assolutamente, molte attrazioni. Lo consiglio a tutte le famiglie perché è una cosa positiva. Fan Jiali from China, Shanghai. Il programma ha previsto la loggia di Babbo Natale, stand di hobbistica, street food, mercatini, artigianato locale, prodotti tipici, musica, un singolare spettacolo di luci in Piazza Duomo, replicato ogni ora. Ancora una volta il presidente Faiella ha ringraziato i giovani del Carnevale Larinese per aver realizzato le intelaiature delle luci e tutti coloro che hanno reso possibile una manifestazione riuscita e apprezzata. Pieno pieno, contentissimi, gente da tutte le parti, ci sono arrivati complimenti da tutte le parti, soddisfatti al 100%. Quanto impegno c'è, Salvatore, dietro una manifestazione di questo tipo? Impegno tanto, abbiamo incominciato a lavorarci dai primi di agosto per arrivare agli ultimi secondi proprio dell'inizio della manifestazione. Devo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e che hanno creduto nel progetto. Ringrazio in particolare Flavio Stelluti, che è il tecnico delle luci, l'elettricista, e ha lavorato per arrivare in tempo anche sotto l'acqua, piovendo, con la nebbia, fino alla fine. E domenica 6 gennaio ci sarà anche l'arrivo acrobatico della Befana.